Ben trovati a Sport News, trasferta francese da ricordare per i campioni d'Italia che si prendono la vetta solitaria della Pole C di Champions League, grazie alla seconda vittoria in altrettante partite stagionali nel massimo torneo continentale. Gli uomini di Blengini partono contratti e vanno sotto di un set, ma si rialzano e spezzano la striscia positiva del Tours VB, piegando in 4-7 i transalpini con una prova concreta e lontana anni luce dalla prestazione di pochi giorni fa a Cisterna. Vediamo quindi di più nelle interviste del servizio. Sapevamo che non era una partita facile. Loro ci hanno messo in difficoltà con la loro battuta, sapevamo che avevano 2-3 turni di battitori molto importanti e proprio in quei turni lì abbiamo sofferto il primo set. Poi nel secondo in poi ci siamo messi in testa che comunque in quei giri lì dovevamo girare subito, cambiare subito con il nostro cambio palla e secondo me abbiamo lavorato molto bene con l'attacco di palla alta, sono stati molto bravi e poi pian piano abbiamo migliorato anche la nostra fase break con il muro difesa. Sicuramente il primo set abbiamo sofferto un po', ma è normale. Loro sono una grande squadra, giocano una pallavolo di alto livello. Ci hanno messo un po' alla prova. L'importante è che dal secondo set in poi abbiamo riuscito a mettere chiare tra virgolette le basi, abbiamo fatto delle cose giuste, abbiamo osato anche in battuta, abbiamo avuto tanti profitti col muro e con la difesa, quindi diciamo che è stata una partita in salita. Le partite sono difficili. E dopo una sconfitta come quella di domenica noi siamo consapevoli che sarebbe stato difficile impattare questa partita. Loro l'hanno impattata meglio di noi, loro vengono da una fila di vittorie importanti. Io credo che la squadra abbia dimostrato capacità di non scomporsi, perché non era facile, no? Dopo un set così anche giocato male, però siamo riusciti a fissare 2 o 3 obiettivi anche nel corso del primo set e siamo riusciti a girarla anche grazie alla panchina, agli innesti della panchina. È una squadra che credo che in questo abbia per adesso il proprio punto di riferimento. E nella terza giornata del raggruppamento, mercoledì 30 novembre alle ore 20:30, i Cucinieri saranno di scena in Belgio nel quartier generale dello CNAC Rosalere. Dopo la festa del Palio dei Comuni, l'Ippodromo San Paolo di Montegiorgio continua la sua stagione di corse al trotto con un doppio appuntamento domani e domenica a partire dalle 13:30. Domani l'ufficio tecnico ha deciso di omaggiare la bellezza dell'Italia dedicando le 7 corse ai magnifici laghi italiani, Lago di Garda, Maggiore, di Brais, di Como, Trasimeno e di Seo. Domenica 20 novembre la corsa più importante è dedicata a Mario Mattii, papà di Alessia e Salvatore, portato via a settembre 2021 da una malattia. Mattii, il fondatore del coordinamento Ippodromi, era l'ultimo dei 5 figli di Dante, fondatore dell'Ippodromo San Paolo, che ha cambiato la storia del territorio creando ribalta internazionale, lavoro e ricchezza per tante famiglie e generazioni di giovani. Con quest'ultima notizia è tutto per questa edizione del nostro TG, grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.